Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento di ITER Festival e questa sera è con noi uno degli ospiti più attesi di questa edizione, Veronica Pivetti con il suo libro Per sole donne. La ringrazio tantissimo per la partecipazione e per aver accettato di gestire questo appuntamento e questo incontro con voi attraverso un montaggio video. Ringrazio Martina Garancini e Claudia Frauto dello Sciame Libre di Arcore che ci supportano con la direzione artistica di ITER Festival da parte nostra del Consorzio Villa Greppi e da parte dello Sciame Libri. Un caro saluto a tutti voi, restate a casa, seguiteci online, fermiamo il virus, non fermiamo la cultura. Arrivederci. Ciao Veronica, mi chiamo Martina Garancini e sono la responsabile di questa libreria, è la libreria Lo Sciame Libri di Arcore e da un paio d'anni dirigo, seguo la direzione artistica di ITER Festival. Mi dispiace tantissimo che non ci siamo potute incontrare perché, ti dico la verità, l'incontro con te, la presentazione del tuo libro era una delle cose a cui tenevo di più. Purtroppo è nata così. Io non so se riusciremo neanche a scambiarci qualche parola o se potremo tramite video poter fare la video intervista. Così ho deciso di registrare lo stesso le mie domande, quello che avrei voluto chiederti. E non so, affideremo l'esito di questo incontro al destino. Speriamo di riuscire a comunicare. E così io direi che prendo queste mie pagine di domande. Le metto in busta e non so, Veronica, spero proprio di riuscire a sentire le tue risposte. Grazie, grazie a ITER Festival che ancora una volta ci ospita, grazie al Consorzio Villa Greppi. Io sono Martina Garancini e vi saluto dalla mia libreria vuota e silenziosa. Ciao a tutti! Eccoci qua, eccoci qua. Ciao Martina e ciao a tutti voi che state seguendo questa chiacchierata. Dico ciao Martina perché è Martina che mi ha fatto delle domande, che mi ha scritto delle domande alle quali io risponderò perché so che gli incontri funzionano così lì ad Arcore. Allora, ci racconti senza svelare troppo la trama del tuo libro? Senza svelare, sono d'accordo, sì. Molto stringata. La storia di una protagonista che si chiama Adelaide, una sua amica del cuore che si chiama Benedetta, di altre tre ragazze della mia età, quindi signore, che si incontrano ciclicamente in un ristorante cinese, il loro luogo del cuore, e si raccontano le avventure e disavventure sessuali. Questo è un libro estremamente esplicito. Io ho voluto raccontare le storie di queste donne proprio avendo come filo conduttore il sesso. È stata un'operazione estremamente ardita, rischiosa che ho voluto fare e che pare finora, insomma, sia andata bene, nel senso che il libro ha avuto svariate ristampe, sta andando molto bene, quindi sono molto contenta. Ecco, naturalmente il fulcro è il sesso. E il sesso delle donne della mia età, io ho appena compiuto 55 anni, volevo proprio raccontare questo, il rapporto con la sessualità delle donne. Della mia generazione di solito si associa alla mia età sempre e solo alla menopausa. Palle, è sbagliato. Cioè, diciamo, esiste la menopausa, non si discute, ma è un po' limitante parlare solo di quello. In realtà la nostra sessualità è ben più vasta di quegli avanzi che ci riserva la menopausa o che nell'immaginario di tutti è. Cioè, tutti dicono: ah, le donne a quell'età ormai stracci, non servono più a niente. Non è affatto vero. E le mie cinque protagoniste un pochettino questo lo dimostrano, lo raccontano, poi raccontano, come dicevo, le loro avventure e disavventure sessuali, per cui insomma ne capitano parecchie. E ovviamente ci sono dei sottotemi che io tratto, perché in realtà c'è una storia, non è che si incontrino solo a parlare di sesso, ci sono vari temi che io tratto: la maternità, il rapporto con i genitori anziani, l'amicizia fra donne, ovviamente moltissimo, perché è logico che anche quella è un tema fondante di questo primo romanzo, in realtà il mio terzo libro, ma il mio primo romanzo, ho voluto fare questo salto e ci tenevo molto, insomma, perché volevo raccontare, in realtà è tutto vero quello che vi racconto, ma è
naturalmente romanzato, però tutte cose che appartengono alla mia storia, anche di moltissimi anni fa, storie sentite, persone conosciute, insomma, comunque questo è in succo. Ci sono ovviamente degli avvenimenti che capitano a queste mie cinque amiche, però insomma il succo è proprio questo, si svolge intorno alle loro relazioni sessuali. In che modo questo incipit folgorante e schietto, poi ve lo leggo, ve lo dico, che seduce certamente il lettore e speriamo, parla di te Veronica come scrittrice, come persona, opla. Allora, siccome l'inizio del libro dice era stata una scopata noiosissima, non vi scandalizzate, il libro è tutto così, quindi facciamo in modo di capirci subito. Vabbè, in che senso racconta me come persona? Se volete sapere, sono fatto scopate noiosissime. Io non credo che voi vogliate sapere questo, però chi non le ha fatte? E vabbè. Come scrittrice, grazie per il termine che mi inorgoglisce molto, diciamo che sicuramente io volevo usare un linguaggio estremamente esplicito, estremamente diretto, estremamente forte anche, e l'ho fatto. È stato un rischio, un azzardo, un esperimento. Perché? Perché di solito un linguaggio di questo tipo non è tanto femminile, tant'è vero che una delle prime cose che mi sono state chieste da giornalisti eccetera all'epoca quando è uscito il libro, che insomma intorno a novembre, è stata: ah, ma lei ha scritto ha usato un linguaggio maschile. Ma non è affatto vero, io sono una donna, ho usato un linguaggio femminile, e che alle donne non è concesso di esprimersi con questa libertà, con questa crudezza, perché non c'è dubbio che c'è. Io ho adoperato un linguaggio molto crudo, ripeto, molto esplicito, ho chiamato le cose col loro nome. Dal punto di vista letterario, scomodando un parolone, è stata per me un'operazione molto forte, molto importante, alla quale tenevo, che volevo fare assolutamente, e che spero abbia dato un po' uno scossone, abbia un po' scardinato delle regole che a noi donne vengono date di default. Ecco, noi già ci muoviamo sempre in mezzo a un range piuttosto limitato, le nostre libertà sono molto poche. Ecco, io dal punto di vista della scrittura mi sono preso un'enorme libertà. Terza domanda. Perché spesso tra donne è difficile confrontarsi, parlare di sesso e ridere? Ma non è mica vero. Martina, ma che dici? No, voglio dire, non sono d'accordo. Cioè, io penso che invece proprio quando le donne si incontrano, le donne che sono amiche, naturalmente, che condividano una storia comune, è logico, credo che vengano fuori dei bellissimi discorsi. Le donne sono delle grandi comunicatrici, e penso che siano, siccome amano discutere, amano la discussione, non le chiacchiere, ferma, perché le chiacchiere sono un'altra cosa, che per carità sono anche piacevoli ogni tanto, ma credo che alle donne piaccia proprio discutere, e quindi quando si trovano, le mie cinque amiche si trovano fra di loro, parlano, ma perché mettono sul piatto la loro vita, in realtà buttano sul tavolo anche le cose più intime, più profonde, anche le più scomode, le più sgradevoli, le più belle, cioè hanno uno spettro di comunicazione molto vasto, e io penso che questo le donne lo facciano sempre. Non è vero che è difficile che ridano fra di loro, anzi, io per l'esperienza che ho, io ho pochissime amiche, poche, ma quando mi trovo con quelle due amiche si fanno risate omeriche, cioè veramente, non solo, si parla anche di cose molto, molto serie, molto gravi, a seconda ovviamente di quello che, dell'argomento, del momento, di quello che ci interessa, di quello che ci sta a cuore, ma le risate sono sentitissime, sono profonde, per cui le donne in realtà comunicano molto, fra di loro molto più che col mondo esterno e con gli uomini. Ecco, la comunicazione con gli uomini è un po' più complicata, e dal libro si capisce: ah, se mi interessa il libro è questo, ma secondo me Martina ve lo sta facendo vedere. Perso le donne, questa sono io, si sa, questo è il mio libro e questa è la copertina. Si capisce cos'è? Ma secondo me sì. Allora, andiamo avanti. Comicità e sessualità in letteratura come al cinema o al teatro, è un binomio che funziona? Spero di sì, a me mi pare di sì, dai risultati del libro direi di sì. E poi vi dirò una cosa, che io ero convinta di avere scritto un libro per la mia generazione, per le donne della mia generazione. Vabbè, il titolo è Perso le donne, è chiaro che è una provocazione, il libro è per tutti, come tutti i libri, però a me piaceva rivolgermi a un pubblico femminile,
Ero convinta, appunto, come dicevo, di aver scritto un libro per la mia generazione. Poi ho scoperto con una sorpresa, piacevolissima sorpresa, che in realtà dai 20 anni ai 95 c'è un pubblico di donne che ha goduto con questo libro, che si è divertita molto, che ha riso molto. Mi hanno sorpreso, ecco, la trasversalità del pubblico che ha amato questo libro mi ha fatto molto piacere. Non immaginavo che avesse delle possibilità così vaste. Ecco, bene, ottimo, evviva. Qui c'è una domanda lunga, tre ore. Sì, qui c'è tutta una descrizione fisica che io faccio nel libro di questa protagonista. E poi, ecco, la descrizione è del mio corpo, perché è l'unico corpo femminile che io conosco veramente bene a fondo. E quindi se devo descrivere una ultra cinquantenne, non posso che descrivere me stessa. E ho fatto un'analisi abbastanza spietata di quello che è il corpo di una donna ultra cinquantenne. Lo sappiamo tutte noi che ci siamo già passate, sappiamo benissimo che una volta tutto quello che stava su va giù, ma mica solo a noi, Anche ai maschi succede questa cosa bizzarra, che non è proprio tutto sempre tonico, ma andiamo oltre. Il segreto, cos'è che dice, scusami? È racchiuso in queste righe il segreto per superare indenni 50, ma i 50 si superano indenni benissimo. Anzi, vi dirò una cosa alla quale forse non crederete, invece dovete crederci. Io sono contentissima di come sono, forse uno dice pettinati, però io così mi ritengo pettinata, quindi vabbè. Ma sono molto contenta del mio corpo e di come mi sono ridotta, diciamolo così, di questo corpo che piano piano mi abbandona. Non me ne importa assolutamente niente, mi piaccio molto più adesso rispetto a tantissimi anni fa. Poi forse molti invece poi, insomma, continuano ad andare in onda cose che ho fatto anche molto giovane e molti diranno: no, guarda che eri molto meglio prima. Ma può darsi, io preferisco di gran lunga adesso, non rimpiango un minuto di una ruga di meno, proprio non me ne frega assolutamente niente. Mi sento giovanissima, e questo probabilmente è un grosso errore, ma non posso farci niente, e mi adeguo al mio corpo con un, guardate, vi dico una cosa, con grande affetto. Io gli voglio proprio bene, nel senso che anche i cedimenti, che ci sono un po' dappertutto, sono qualcosa a cui io sono molto affezionata. Perché se no vorrebbe dire che non mi amo. Io invece mi amo molto. E amo anche le imperfezioni. Ma io sono tutta un'imperfezione. Ma guardate, credo che tutti siamo un po' un agglomerato di imperfezioni. Pochissimi si possono dire perfetti. E poi, chi se ne fa? Cos'è la perfezione? Che concetto è? Che criterio è? Io sono molto affezionata ai mutamenti del mio corpo. E vi dirò di più. Che anziché adeguarci noi a delle regole del cavolo che ci dà un mondo esterno non meglio identificato, credo che noi dovremmo riparametrare il nostro concetto di bellezza sul nostro corpo che cambia in continuazione. Non dobbiamo inseguire qualcosa che tanto non c'è più e non riavremo mai più. Ma soprattutto, chi se ne frega di riaverlo? Quello l'ho già avuto. La gioventù l'ho già avuta. Una pelle più liscia l'ho già avuta. Vediamo cosa succede adesso andando avanti. Sì, ecco, mi tingo, perché in realtà sarei grigia, di un grigio topo tremendo. Quello lo cambio se posso, poi ci sarà il momento in cui non mi tingerò più. Però per il resto non ho fatto nulla e mi va benissimo di non aver fatto niente. Perché? Perché io ho stima del mio corpo, che ogni tanto rompe un po' le palle, perché ogni tanto mostra appunto i cedimenti, e non solo dal punto di vista estetico, anche naturalmente, per esempio, mi fa più male la schiena, come forse a molti di voi, però io gli voglio bene e lo sostengo nel suo andare, nel suo crescere, non nel suo invecchiare, sì, invecchiare anche, crescere, invecchiare è la stessa cosa, secondo me è la stessa cosa. Andiamo, cara Veronica, una domanda lunghissima che finisce con: com'è il rapporto con la tua voce? Ah, quale voce hai affidato ad Adelaide, cioè la protagonista? Esiste una voce delle donne che ancora non viene ascoltata? Calma, il rapporto con la voce per me è fondamentale, nel senso che io ho iniziato a 6 anni a fare la doppiatrice, quindi per me la voce è stato tutto, è tutto, a parte che la voce a me piace, la voce è importante per me, la voce in una persona è fondamentale. Mi piace la mia, devo dire la verità, è assurda, è anche sgranata, stonata, strana, però vabbè, sono affezionata anche a quella. Mi piace molto perché mi piace molto il concetto di voce, è fondamentale, è un biglietto da visita pazzesco la nostra voce, il modo come la usiamo naturalmente.
E la voce delle donne capita che non sia ascoltata, la voce delle donne non è mai ascoltata. Mi spiace essere un po' pessimista, no, non sono pessimista, credo di essere realista. La voce delle donne viene ascoltata pochissimo, quindi non mi chiedere se ogni tanto non viene ascoltata, no, non viene ascoltata praticamente mai. Dobbiamo sempre fare il triplo della fatica, o forse 10 volte la fatica che devono fare gli uomini per farci ascoltare e per farci prendere in considerazione e per raccogliere un po' di stima. Cioè, c'è una grande diffidenza nei confronti delle donne. Perché? Perché è un fatto culturale abominevole, nel quale noi siamo perfettamente a mollo, purtroppo. Non sta cambiando tanto per noi. Questo libro ha anche un po' questo scopo, cioè di dare, appunto, come dicevo prima, voce alle donne in maniera forte, di dare un po' più dell'ora d'aria che invece ci viene riservata regolarmente, perché a noi, ricordatevelo, ci riservano l'ora d'aria. Io vi dico una cosa, lo dico a tutte le donne che stanno vedendo questo video: se non lottiamo noi per noi stesse, per acchiappare, per conquistare delle posizioni, nessuno lotterà per noi. Siamo noi a dover lottare per noi, perché questa fatica, se non la facciamo costantemente, non quotidianamente, ogni minuto di orologio che passa, non ho l'orologio ma ci siamo capiti, se non siamo noi a lottare per noi stesse, nessuno lo farà al posto nostro, per cui facciamolo. La voce delle donne, ma quando viene ascoltata? Mai, cara Martina. Veronica, ci fai un ultimo regalo? Bisognerebbe ascoltare e leggere ad alta voce? No, ma non è che non voglio essere antipatica, ma questo libro è illeggibile. No, nel senso, no, è leggibilissimo, altro che, eccolo qua. È impossibile pigliare un pezzo avulso dal contesto, perché, vi ripeto, guardate, sembra un'esagerazione, però mi è capitato di fare tante presentazioni prima che ci chiudessero tutti in casa per questo disastro planetario che ci sta riguardando, ma noi combattiamo. Ho fatto molte presentazioni e non ho mai potuto leggere manco una riga, perché è bello forte. E vi dico una cosa, mentre c'è una logica in questo libro, in questo linguaggio, in queste cose che racconto, devi iniziare e portartelo fino alla fine, oppure comunque, non dico tutto di fila, per forza nello stesso pomeriggio, però bisogna entrare in questa logica un po' spudorata che io ho affrontato, perché sennò il rischio è che sembri un po' sensazionalistico quello che io ho voluto fare. Invece non è così, è solamente esplicito e chiaro e diretto, ma avulso dal contesto una pagina secondo me non ha nessun senso, per cui non abbiatecela con me, ma non lo leggo, dai, su, non lo leggo. È meglio leggerselo tutto, anche rifiutando, attenzione, non è che uno è obbligato, cioè è chiaro che può non piacere. Io so benissimo di aver incontrato anche gente che si è molto scandalizzata, e ci sono state delle presentazioni che sono saltate, c'è stato addirittura un assessore alla cultura che ha proibito un incontro su questo libro alla cultura. Vabbè, immaginate un po', quindi insomma è chiaro che un pochettino ha colpito. Invece chi è forte di stomaco e chi non si scandalizza, mi fa piacere se si butta dentro questo libro e poi mi dice se gli è piaciuto o no, perché poi spero che ci incontreremo, prima o poi capiterà di vederci. Io a Arcore ci voglio venire a parlare ancora del libro. Ecco, un saluto, certo. Ah, mi dico di mandare un saluto a tutti gli amici dello Sciame Libri di Arcore, e di Iter Festival. Ho un saluto a tutti gli amici dello Sciame Libri di Arcore e di Iter Festival. Ciao! Devo spegnere.